L'importante è vincere. Vi sarete domandati che motivo abbia questo titolo, anche perché, se non ricordo male, ci hanno insegnato da sempre l'importante è partecipare. Uno perde una gara e qualcun altro gli dice ma non ti preoccupare, la prossima volta andrà meglio, l'importante è partecipare. Ecco, un greco a suo figlio non l'avrebbe mai detto, non l'avrebbe mai consolato in questa maniera. L'importante è vincere. Ma arriveremo per gradi. Se me lo consentite, la vostra bontà me lo concede, io inizierei con una premessa che vi assicuro non sarà come tutte le premesse che poi rischiano di essere più lunghe delle conferenze. La premessa è una premessa, giuro che in 2 minuti termino. La premessa è questa: io parlerò fin da subito e tratterò nel corso della nostra chiacchierata, parlerò di valori aristocratici, parlerò di valori tradizionali. E per valori aristocratici tradizionali io intendo quei valori tipici della civiltà greca di età arcaica. Forse ricorderete tutti la periodizzazione della storia greca, che inizia con l'età arcaica intorno all'VIII, VII secolo a.C. fino al tardo arcaismo, che è più o meno nella prima parte del V. E allora, questa è un'età arcaica, da che cosa è caratterizzata? Dalla presenza più o meno diffusa di gruppi e di famiglie aristocratiche che vantano, tra le tante cose, nobili origini. Dietro ogni famiglia aristocratica ci sta un eroe, dietro ogni famiglia aristocratica vi è una nobiltà di nascita. Se uno volesse andare a scandagliare nella genealogia di un aristocratico dell'VIII, VII, VI secolo a.C., scoprirebbe che andando indietro nel tempo potrebbe trovare, chissà perché no, Achille, chissà perché no, Aiace e così via. Che cosa sono appunto questi valori aristocratici, valori tradizionali? E qui cito quasi a memoria l'amato e compianto professor Aloni, che diceva: i valori aristocratici tradizionali sono valori conservati in storie e racconti che rispecchiano l'identità di un gruppo e tramandano la memoria del passato. Ecco cosa sono questi valori aristocratici, valori che noi possiamo ritrovare tranquillamente in storie, in racconti eroici, come possono essere ad esempio l'Iliade e l'Odissea, ma non solo, ma non solo. E da questi valori aristocratici, uno è il valore dei valori, potremmo dire, la virtù delle virtù di ogni casato aristocratico, quella che i greci chiamavano aretè. L'aretè è quel valore intraducibile in italiano, ma che condensa in sé tanti altri valori, come possono essere la forza, la bellezza, il coraggio, valori come l'ospitalità, la generosità e molti altri. Tutto questo è aretè. Noi lo traduciamo in maniera un po' riduttiva come valore, virtù, ma è molto di più, è molto di più. Direi aretè con l'alfa maiuscola quasi. E ci verrebbe ancora da domandarci qual è lo stile di vita tipicamente aristocratico. Lo stile di vita aristocratico prevede determinate caratteristiche, alcune delle quali forse all'apice di tutto sta proprio la guerra, e questo lo impariamo tranquillamente dai poemi omerici, dove la guerra è al primo posto, e laddove ci sia un periodo di pace, la politica. E dove si parla di guerra e di politica? Nel simposio, che non a caso è il luogo aristocratico per eccellenza, è il luogo decretato per la discussione, per l'incontro, per la discussione di politica, di guerra appunto, ma è il luogo in cui anche si canta, è il luogo in cui si danza, è il luogo in cui si fa musica, è il luogo in cui si fa poesia, dove si mangia e si beve ovviamente. Ma un'altra delle caratteristiche essenziali dello stile di vita aristocratico è la relazione. La relazione. Quanto è importante per le casate aristocratiche intessere relazioni sociali, e per relazioni sociali intendo scambi, incontri, matrimoni. Non dico nulla di nuovo, forse anche nell'Italia di 50-60 anni fa certe famiglie dovevano incontrarsi, dovevano fare in modo di far sposare il rampollo di una famiglia e la giovane di un'altra famiglia aristocratica. Ecco qui che
vediamo appunto che tra le famiglie aristocratiche esiste un rapporto di parità. E allora, termino la premessa, dalla necessità di relazione vengono fuori i giochi. Dalla necessità di relazionarsi, dalla necessità di incontro, vengono fuori quelle che i greci chiamavano agones, i giochi propriamente detti, agon al singolare, agones al plurale, è il termine tecnico utilizzato per indicare i giochi di qualunque tipologia, pugilato, corsa con i carri, corsa, lotta, eccetera, qualunque tipo di competizione è un agon. Sono degli agones, appunto. Agones atletici che, mi preme puntualizzare, fin da subito, fin dalle origini, fin da quando sono stati inventati, ammesso che siano stati inventati, sono legati ad una sfera religiosa. Mai nel mondo antico uno sport, un incontro sportivo è dissociato dalla materia sacrale religiosa. E questo è un aspetto non secondario, non per niente i giochi panellenici di cui parleremo tra pochi minuti, cioè i giochi più importanti disputati in tutta quanta la Grecia, erano disputati in luoghi sacri, presso santuari, Olimpia, Delfi, Nemea, Corinto, tutti luoghi sacri. Lo sport non è mai solo sport fine a se stesso, ma è sempre legato ad un momento religioso, è un momento di incontro sportivo e religioso, rientra nella liturgia rituale lo sport. E allora ci viene anche da domandarci dove noi possiamo capire che lo sport è legato ad un momento rituale, ancora una volta in poemi tradizionali, ancora una volta nei poemi omerici. Il primo resoconto, non vorrei dire scritto perché non è vero, dovremmo aprire la questione omerica e qua non abbiamo il tempo, il primo resoconto, scritto o no, non ha importanza, di un incontro sportivo legato ad un momento rituale e in questo caso ancora di più legato ad un momento funebre sono i giochi dedicati per la morte di Patroclo. Siamo nel 23° libro dell'Iliade e Achille, amico fraterno di Patroclo, dopo aver dato una degna sepoltura al suo amico, decide di organizzare dei giochi in suo onore. Ecco, allora vediamo come la materia sportiva si leghi fin da subito ad un momento rituale. In questo caso ancora di più, oserei dire, si chiamano in termine tecnico agones epitaphioi, cioè giochi per un defunto, agones epitaphioi. Qui potete vedere un estratto di quella gara, o meglio di quelle gare, che Achille organizza in onore del suo amico. Tanti sono gli eroi che dopo aver combattuto decidono di cimentarsi in una gara sportiva. È interessante che nella figura dell'eroe, quale può essere Diomede, Ulisse, eccetera, eccetera, Menelao, eroi che fino a poco tempo prima avevamo visto nel campo di battaglia, ora si cimentino in un altro tipo di competizione. È come se nell'eroe ci fosse questa duplice anima, l'anima guerriera militare e l'anima sportiva. Tutti quei valori che comunque ancora una volta si condensano nella aretè, quel dono gratuito che gli dèi hanno elargito agli eroi e ai loro discendenti ancora una volta. Quindi Achille, dicevamo, nel libro 23° dell'Iliade organizza questi giochi in onore del defunto Patroclo. Decide tutto quanto lui, decide i premi, decide le tipologie di gare e decide in che modalità debbano essere disputate queste competizioni. E ripeto ancora una volta, chi sono coloro che si cimentano in questa competizione? I guerrieri, coloro che per un istante sono in pausa dalla guerra e si cimentano nella competizione. Se volessimo andare avanti ancora a trovare un momento meno rituale, ma comunque non meno importante, in cui i giochi sportivi sono legati ad un momento molto importante nel mito, lo possiamo trovare nel libro 8° dell'Odissea. Ricordo a tutti, Odisseo arriva presso la corte dei Feaci e Alcino, per onorarlo della sua presenza, quindi il valore dell'ospitalità di cui si diceva prima, Alcino organizza in suo onore dei giochi
sportivi, dei giochi atletici, in modo particolare però per far vedere a Odisseo quanto siano valenti i suoi sudditi, in modo particolare i suoi figli. La cosa interessante è che ci immetterà poi nel cuore della nostra trattazione, cioè dell'importanza della vittoria, è che Odisseo non si tira indietro tranne che per una competizione, ovvero sia nella corsa. Per una semplice ragione, Odisseo potrebbe perdere. E allora, se il rischio è perdere, è meglio evitare di cimentarsi nella competizione. E vi leggo in pochi istanti Odissea 8. A correre solo ho paura che mi vinca qualcuno dei feaci. Troppo miseramente sono stato fiaccato tra l'onde infinite, perché sulla nave cura costante del mio corpo non ebbi. Le mie ginocchia sono sciolte. Ora sappiamo perfettamente, Odisseo è il Polymetis, Odisseo è il Polytropos, è l'uomo dal multiforme ingegno, e lui sa che potrebbe perdere, e un eroe non può perdere. E allora preferisce evitare. E allora entriamo veramente nel vivo della nostra trattazione: vincere, ma vincere ad ogni costo, qualunque mezzo pur di raggiungere la vittoria. Ed è qui che vagamente tra il VI e il V secolo a.C. nasce un genere letterario che rientra in modo più diffuso nella lirica corale, un genere letterario, dicevo, che è l'epinicio, il cui più grande esponente è il poeta lirico Pindaro. Epinicio, letteralmente, canto per la vittoria, canto per la vittoria. E un genere letterario per noi che è una fonte attendibile, benché in poesia, molto attendibile. Ripeto, Epinicio è un canto per la vittoria, e Pindaro, poeta greco vissuto tra il VI e il V secolo a.C., usa l'epinicio come strumento di canto e di esaltazione degli atleti. Pindaro viene definito anche l'ultimo dei poeti aristocratici, ancora una volta l'ultimo detentore di alcuni valori che erano quegli stessi valori di cui parlavamo all'inizio. Pindaro è l'ultimo, veramente l'ultimo poeta arcaico, è l'ultimo poeta aristocratico propriamente detto. Pindaro è un aristocratico che canta la gloria di un altro aristocratico. L'epinicio prevedeva proprio questo. Un committente, in questo caso un atleta, commissionava al poeta Pindaro un canto di vittoria per la propria vittoria, e Pindaro, con la propria poesia, ovviamente inserita in una dimensione lirica, corale, accompagnata evidentemente dalla musica, cosa che non è possibile per noi rintracciare a causa delle fonti che abbiamo, ma comunque era accompagnata dalla musica, l'epinicio è un canto di vittoria per un atleta. Pindaro, che è un aristocratico, canta altri aristocratici. L'atleta vincitore affida la sua vittoria ad un poeta che non celebra soltanto il vincitore, ma celebrando il vincitore celebra la sua polis e il suo genos. Ancora una volta, il vincitore non vince soltanto per se stesso, vince per la propria famiglia, vince per il proprio casato, vince per la propria polis, vince per il proprio genos. E infatti ci viene in aiuto Senofonte, che nei suoi memorabili dice così: l'atleta, se è in grado di primeggiare sugli altri riportando la vittoria, lo deve fare per onorare la patria, che riceve fama dalla vittoria del suo cittadino. Capite bene allora che vincere, e vincere ad ogni costo, è necessario. Non significa vincere per se stessi, significa vincere per tutto ciò che abbiamo detto: la polis, il casato, il valore aristocratico per eccellenza, ve lo citerò in greco e poi lo tradurrò subito: kala erga koina kala. Grandi imprese sono imprese comuni. La grande impresa non può essere soltanto un mio momento personale, deve riguardare la collettività. Quanto è importante, uno forse tra i valori più importanti, la collettività, chiaramente del proprio casato, tra i valori aristocratici. Kana,
Calà erga coina calà, grandi imprese, imprese comuni. E allora Pindaro, dicevamo, questo poeta che canta le vittorie atletiche, non sarà l'unico, però sicuramente il più importante, Pindaro, tra le tante opere che di lui ci sono giunte, noi abbiamo conservati 4 libri di Epinici. 4, chissà perché, perché 4 sono le gare più importanti disputate in Grecia, forse tra le gare più importanti di tutta l'Ellade: i giochi olimpici, i giochi pitici o delfici, che dir si voglia, i giochi nemei e i giochi corinzi. La cosa importante, infatti, si chiamano giochi panellenici. 4 libri, perché in 4 libri lui canta la vittoria di coloro che si sono cimentati e hanno vinto in queste gare. Si dice che, appunto, la tradizione ci dice che i primi giochi olimpici siano stati disputati proprio ad Olimpia nel 776 avanti Cristo. Siamo nell'VIII secolo, siamo in piena età arcaica. 776 avanti Cristo, e dureranno grosso modo fino al IV secolo dopo Cristo, l'avvento poi dell'autorità romana in Grecia e l'avvento del cristianesimo faranno un po' dissolvere questa grande tradizione dei giochi panellenici. È vero, esistevano queste 4 gare che venivano disputate, i giochi olimpici e i giochi pitici, ogni 4 anni, mentre i giochi nemei e i giochi corinzi ogni 2. Quindi capiamo bene che i giochi scandiscono il tempo, ogni 4 anni. Ogni 4 anni c'è un'Olimpiade, ogni 4 anni c'è un gioco olimpico. E ovviamente sappiamo bene quanto fosse gravoso, quanto fosse dispendioso mettere su una gara, organizzare una gara, soprattutto perché la gara, ripeto, non era soltanto gara in se stessa, ma era momento di incontro dove politici presentavano i loro programmi elettorali. Beh, non dico nulla di nuovo, nulla di nuovo sotto il sole, va bene, ma forse all'epoca con risultati migliori, vabbè, ma al di là di questo, i politici presentavano i loro programmi elettorali, ci si faceva conoscere, un atleta aveva la possibilità di far vedere il proprio valore, di mettere in mostra il proprio valore, cantori, poeti, si ritrovavano tutti in occasione di questi giochi. Ripeto ancora una volta, l'ho detto all'inizio, vengono disputate queste gare, chiaramente in questi 4 luoghi, ma esistevano altre gare di carattere più eminentemente locale, come per esempio le gare organizzate durante le feste panatenaiche ad Atene, ma molte altre di carattere anche più locale, come in Sicilia, in Calabria, eccetera, eccetera. Nel mondo greco d'Occidente esistevano queste gare, al di là di questi momenti così importanti come i giochi panellenici, ma sempre legati ad un momento rituale. Non per niente, lo dicevo all'inizio, queste gare venivano disputate presso dei santuari dedicati agli dei più importanti del Panteon olimpico, Apollo, Zeus, ed è in loro onore che si gareggiava, è in loro onore che si metteva in atto la propria forza, il proprio valore. E allora non mi resta che farvi leggere e leggere insieme con voi l'inizio della prima olimpica di Pindaro, non prima di avervi fatto vedere questi 4 luoghi sacri. Chiaramente sono fotografie più o meno recenti, ma comunque forse non rendono bene l'idea, ma più o meno. Qua siamo a Olimpia, qui a Delfi, con Arianna siamo anche stati, Nemea e Corinto. E allora vorrei prendermi un istante di tempo per leggere insieme con voi l'inizio delle Olimpiche di Pindaro. Pindaro scrive in onore di una vittoria, in questo caso Ierone di Siracusa, tiranno di Siracusa, vince una corsa, vince in maniera strabiliante nel 476 avanti Cristo e affida al poeta Pindaro il canto per la sua vittoria. Ho detto il tiranno di Siracusa, quindi vuol dire che non soltanto semplici aristocratici partecipavano alle gare, ma anche i tiranni, anche gli uomini di potere. Era un'occasione per far valere
un'occasione per creare e attirare il consenso. Pindaro, nella prima Olimpica, scrive in onore di Ierone, tiranno di Siracusa, e ci mostra quello che è il manifesto programmatico della sua poesia. Dice così: ottima l'acqua, l'oro ardente fuoco innalza nella notte il suo splendore sulla ricchezza che fa grande l'uomo. Cuore, se vuoi levare inni per le vittorie, non cercare nei deserti d'aria un astro che riscaldi più del sole, alto nel chiaro giorno, né una gara degna di celebrarsi più di Olimpia. Di là si snoda armonico l'ordito delle voci, a cingere le menti dei poeti, giunti a cantare il figlio di Crono nella casa splendida e fortunata di Ierone. Egli regge lo scettro di giustizia nella Sicilia fertile di frutti, mietendo al sommo tutte le virtù. Ho saltato una grossa fetta perché non ci sarebbe il tempo, vado direttamente alla conclusione. Possa tu procedere in alto in questa vita e io restare a fianco di chi vince, poeta celebrato in tutta l'Ellade. È interessante, interessante vedere come questo poeta aristocratico canti un altro aristocratico, ma soprattutto non si tiri indietro dal far vedere quanto sia bella e importante la sua poesia, la poesia eternatrice, la poesia che tutto rende eterno. E allora non soltanto Ierone è reso eterno dalla poesia del poeta, ma è lo stesso poeta a diventare eterno grazie alla sua poesia. Il poeta non rinuncia alla sua autoesaltazione, lo fa in una maniera fine ed elegante, ma non rinuncia alla sua autoesaltazione, perché crede fermamente in questi valori, li considera valori, valori religiosi, sacri, è perfettamente consapevole che Ierone ha vinto perché fa parte di un casato che magari può vantare le proprie origini in qualche antenato illustre. Pindaro è profondamente convinto di questo. Pindaro è un valoroso che canta un altro valoroso. E mi avvio quasi alla conclusione per lasciare poi il posto ad Arianna. Vincere ad ogni costo è un po' il leitmotiv della nostra chiacchierata. Vincere ad ogni costo, perché perdere, ce lo insegna Odisseo, ce lo insegna Odisseo in quel poema omerico che è specchio dei più grandi valori per il mondo greco e specialmente per il mondo aristocratico. Perdere significava vergogna, perdere significava, come dice lo stesso Pindaro, tornare a casa per obliqui sentieri nascosti, non farti vedere, non tornare più a casa. Devi vincere, e vincere ad ogni costo, e dirò di più, usare qualunque mezzo. E quando dico qualunque mezzo, intendo qualunque mezzo. Il doping dell'antica Grecia, invocare la dea della magia. Quanto mi piace pensare che non abbiamo inventato proprio niente. Nel bene e nel male, nel bene e nel male. Il doping nell'antica Grecia, chi l'avrebbe mai detto? Invocare la dea della magia, assumere anche sostanze. Non c'era l'antidoping. Vincevi, vincevi, buon per te. Allora qualunque mezzo pur di vincere. Si dice però che questi mezzucci venissero usati più in età tarda. I giochi olimpici, delfici, nemei e corinzi propriamente detti, quando furono un po' già quasi al tramonto, ma questi mezzucci di sicuro non venivano utilizzati nei primi tempi, di sicuro non venivano utilizzati nel VII, VI, V secolo, iniziano ad usarsi verso il IV, III, II secolo e anche nei primi secoli dopo Cristo. Evidentemente nel corso del tempo, come si diceva all'inizio, questi giochi iniziano a perdere la loro valenza, il loro valore primario. Questo è un articolo di Eva Cantarella, scritto in onore delle Olimpiadi del 2008,
e leggo per voi nel caso non si riuscisse a leggere. Gli aiuti esistevano anche allora, bisognava vincere a tutti i costi. Nel V secolo Astilo di Crotone partecipò riportando 3 vittorie a 3 Olimpiadi consecutive, la prima volta per la sua città e le altre 2 per Siracusa. Chissà perché, questo era di Crotone e vince per Siracusa. L'indignazione dei suoi concittadini fu tale che la sua casa venne trasformata in una prigione e poi, fatto ancora più grave, fece la sua comparsa la vera e propria corruzione. Anche qua non abbiamo inventato niente, partite truccate, partite comprate, non abbiamo inventato niente. E questo ci deve un pochettino alleggerire la coscienza, lo facevano anche loro, bene, insomma, noi ci riteniamo eredi in tutto e per tutto, quindi va bene così. Nel 388 avanti Cristo, lo dicevo poc'anzi, verso il IV secolo iniziano a sorgere questi mezzucci. Eupolo di Tessaglia comprò 3 avversari alla box. Callipo fece la stessa cosa durante la 112esima Olimpiade. Pausania cita una mezza dozzina di casi analoghi. Ahimè, neanche i greci erano perfetti. E allora concludo dicendo davvero che la vittoria significava prestigio, vincere ad ogni costo. E il prestigio significa potere, e il potere, in una parola, è frutto di quella aretè di cui si parlava all'inizio, quella aretè che Pindaro avrebbe chiamato aretà e che altro non è se un dono, se non un dono gratuito, unicamente gratuito, elargito dagli dèi. Dell'altra faccia della medaglia, quindi della cultura romana e di come questi giochi, queste gare erano intese nella cultura romana. Lo abbiamo già detto per i giochi greci, anche a Roma, come abbiamo già detto, i giochi nascono in un giorno del lontano 264 avanti Cristo. Abbiamo questa data che risuona fra le fonti. Proprio come nella cultura greca, anche qui per rendere omaggio e onori ad un defunto. Quindi la storia è una specie di fotocopia, no? Una specie di copia della cultura greca. Noi sappiamo che la cultura romana si inserisce nel solco della greca, di quella greca, e anche in questo caso è così. Si trattava dei funerali di Giunio Bruto Pera, e chi ha indetto i giochi per il padre furono proprio i figli Marco e Decimo e da Valerio Massimo, lo storico, che noi sappiamo questa informazione, che noi abbiamo la testimonianza di queste origini, ed è proprio lui che ci dice che in quell'occasione sono state fatte combattere 3 coppie di gladiatori. E se vogliamo ricercare invece un parallelismo ancora più efficace con la precedente cultura greca di cui abbiamo appena sentito parlare, possiamo trovare un riscontro anche per la cultura romana di nuovo nell'epica. E per quelli che nell'Iliade erano stati i giochi per i funerali di Patroclo, perché abbiamo in onore di Anchise, il padre dell'eroe Enea, nell'Eneide, altri giochi. Quindi altri giochi indetti per dei funerali di un personaggio illustre. E quindi chiarissima, ormai l'abbiamo visto, la matrice greca dei giochi romani, ma ci possono saltare alla mente effettivamente dei quesiti, delle domande. Innanzitutto, quali erano le gare più diffuse nella cultura non solo romana, ma italica in generale? Perché vedremo che le origini in realtà sono ancora precedenti. Quanto c'è di competizione davvero nella cultura romana e quanto invece c'è di rituale, cioè di destinato solo e soltanto ad intrattenere il pubblico. E anche a Roma era così importante come in Grecia la vittoria ad ogni costo, che abbiamo appena sentito, trattata da Alessandro. E poi, che cosa vuol dire essere pubblico a Roma di queste competizioni? Che cosa vuol dire essere spettatore delle gare dei romani? E poi noi sappiamo che ad un certo punto viene messa proprio fine, viene messo un punto,
alla tradizione secolare dei giochi. Vediamo quando accade e cerchiamo di capire un po' il perché. Innanzitutto andiamo alle origini pre-romane, perché l'origine funeraria dei giochi più diffusi nella cultura romana, pensiamo quindi ai giochi gladiatori, trova davvero tantissime testimonianze nell'epoca subito precedente a quella romana. Ci troviamo infatti tra gli Etruschi e le popolazioni campane e sannitiche. Vi mostro la parete destra della tomba degli auguri di Tarquinia. Nelle tombe etrusche di età arcaica, queste immagini ci chiariscono proprio tutti i dubbi, perché, sempre se qualora ne avessimo ancora, perché queste immagini ci riportano proprio le illustrazioni di corse con le bighe, gare di pugilato, vari altri tipi di lotta, come vedete proprio in questa immagine alle mie spalle, che sembrano proprio riportare a quanto abbiamo già detto per il rituale della morte di Patroclo oppure di quella di Anchise. Andiamo nello specifico ad un'altra immagine. Siamo sempre nella tomba degli auguri, questa volta su un'altra parete. Forse così vedete un pochino meglio. Sì. E troviamo raffigurato un personaggio particolare, che è un personaggio mascherato, che è quello che avete dietro ad Alessandro, diciamo così. E accanto questo personaggio porta una specie di didascalia. Questa didascalia dice Fersu con il BH. Accanto ci sono, uno è parzialmente tagliato, l'altro invece lo vedete molto bene, due atleti impegnati nella lotta. Lui indossa questo cappello un po' particolare, ha una barba molto lunga, probabilmente posticcia, forse no, e ha un giubbotto, quindi una specie di giubbino corto, quindi diciamo che è proprio vestito di tutto punto. E che ruolo ha in questa lotta un po' particolare? Se guardate, tiene in mano un guinzaglio. A questo guinzaglio, all'estremità di questo guinzaglio, c'è un cane abbastanza feroce, perché sta azzannando la gamba di questo personaggio seminudo che ha in mano una clava. Risulta quasi semitrasparente del colore del fondo, però si vede chiaramente che ha in mano una clava. In tanti, in molti, fra gli studiosi, hanno voluto vedere in questa scena proprio l'antenato di uno scontro uomo-bestia, che poi non è nient'altro di ciò che si vedrà in epoca più tarda a Roma, dove al Colosseo, niente meno che al Colosseo. E lo scontro, in questo caso specifico, in realtà non ha un esito così scontato, perché non si sa in questo caso chi avrà la meglio, se l'uomo o questo cane molto feroce, ma la presenza di questo Fersu, cioè di questo personaggio con un abbigliamento proprio un po' particolare, in realtà sembra somigliare ad una specie di, passatemi il termine, giudice di gara. Quindi sembra che questo incontro non sia organizzato alla belle meglio, ma abbia dietro una programmazione. E per questo motivo il guerriero armato con la clava potrebbe proprio in realtà essere un combattente di professione. E anche le lotte etrusche in onore dei defunti, ricordiamo il nesso, siamo all'interno di tombe, questi sono affreschi all'interno delle tombe di Tarquinia, quindi il nesso è chiaro, sono giochi che accompagnano il passaggio del defunto nell'aldilà. Anche questi giochi etruschi possono avere una connotazione rituale. E dall'Etruria, quindi, i giochi arrivano a Roma. Arrivano a Roma e anche a Roma sono legati a riti funerari che hanno, lo possiamo dire ormai, un valore del tutto simbolico, in cui le sorti dell'eroe che combatte, seppur preparato a quel combattimento, potevano essere appese ad un filo fino all'ultimo istante, proprio per tenere in sospeso il pubblico, per far sì che avesse il fiato sospeso fino all'ultimo minuto. E in cuor suo, però, il pubblico che cosa si aspettava? Ovviamente nient'altro che la gloria dell'eroe combattente e uno scrosciato.
beneficiare di applausi. Fino alla fine dell'età repubblicana, infatti, a Roma, i combattimenti si svolgono solo ed esclusivamente in onore di commemorazioni pubbliche per morti eccellenti e sono proprio sentiti come un munus, questa è la parola latina che possiamo utilizzare, cioè un dovere, un obbligo che competeva solitamente agli eredi del defunto per poter glorificare e commemorare come si deve nell'idea latina, nell'idea romana del termine, il proprio avo. Ed è Tertulliano, nella sua opera sugli spettacoli, che ci illustra il passaggio che è avvenuto da sacrificio inizialmente a spettacolo dei giochi funebri di Roma. E ci dice: una volta infatti, poiché si credeva che le anime dei morti dovessero essere propiziate con sangue umano, e questo lo vediamo, lo abbiamo appena visto, pensiamo alle tombe di Tarquinia, i prigionieri di guerra o gli schiavi di scarso valore acquistati per l'occasione si immolavano durante le pubbliche esequie. In seguito si preferì celare l'empietà con il piacere. In realtà il commento che sta sotto alle parole di Tertulliano viene fuori abbastanza con evidenza, no? Celare l'empietà con il piacere. Perciò quelli che erano predestinati alla morte li istruivano, ecco qui, istruivano a combattere con quelle armi con cui potevano e come era possibile. Poi nel giorno stabilito per i funerali venivano fatti combattere. Quindi inizia ad esserci un'organizzazione dietro, vera e propria, come se fosse uno spettacolo teatrale. E il concetto di vittoria ad ogni costo, quindi, non risiede alle origini, quando questi combattimenti sono cruenti, davvero, e servono soltanto, come aggiunge Tertulliano, per consolare dalla morte favorendo omicidi. Non usa mezzi termini il nostro autore, in occasione dei funerali. Ma la vittoria dell'eroe abita da un'altra parte, la vittoria ad ogni costo dell'eroe romano abita al Colosseo. Ho scelto un'immaginetta che non rende per niente fede al Colosseo, è una bella immaginetta elogiativa, e al Colosseo il combattere non è uno spettacolo cruento di un condannato a morte che tanto morirebbe comunque. Il combattente al Colosseo è un professionista, è allenato alla lotta con altri uomini o con le bestie, oppure fa il venator, quindi diventa una sorta di, si cala nella parte di cacciatore di queste bestie, oppure si fa inseguire dalle bestie. Gli spettacoli tra uomo e bestia erano, le lotte uomo bestia erano di ogni tipo, qualunque tipo vi possiate immaginare. E è il gladiatore questo personaggio, proprio il gladiatore che conoscete tutti. E prima dell'inaugurazione dell'anfiteatro Flavio, che poi è il Colosseo, i giochi gladiatori venivano indetti da un'altra parte, non è che non esistessero, venivano solo fatti da un'altra parte, venivano indetti nel foro, all'aperto, proprio di modo che tutti potessero assistere al gioco, e la spettacolarità dell'esibizione prende il totale sopravvento sul valore originario che aveva il combattimento, quindi spettacolo prima che combattimento, intrattenimento prima che combattimento. E il pubblico inizia davvero a preferire di gran lunga questo genere di spettacoli agli spettacoli del teatro. Abbiamo non pochi autori che ci dicono che i teatri, dal momento dell'inaugurazione del Colosseo, si svuotano a Roma. Quindi il munus, questo dovere dello, non più del glorificare il defunto, ma il dovere dello spettacolo gladiatorio fine a se stesso, si fa ancora più grande. E si fa molto grande e importante soprattutto per chi gli spettacoli li organizza. Infatti, qui vi ho messo, giusto per averli sotto gli occhi, tre termini che diventano molto importanti nell'organizzazione dei giochi gladiatori a Roma, perché prende inizio proprio una reale e precisa
precisa, minuziosa organizzazione dietro a questi giochi romani. Abbiamo il lanista. Il lanista è l'equivalente di un impresario, quindi è proprio colui che recluta questi guerrieri forti, questi personaggi vigorosi che possano competere con altri uomini, con animali feroci e che possano rimanere forti, diciamola tutta, vivi e vegeti, nell'arena il più a lungo possibile. E poi si inizia a utilizzare anche il termine famiglia, che non è il termine che indica la famiglia, ma è una specie di squadra, tutta la squadra di persone che stava proprio alle dipendenze di questo organizzatore dei giochi. Il lanista abbiamo visto che è l'impresario, la famiglia è la squadra che dipende dall'organizzatore, chi organizza tutti gli effetti e gestisce un po' i fili al di sopra, e l'editor è proprio chi invece decide la data, decide l'orario di alcuni spettacoli. E allo spettacolo, non bisogna neanche dirlo, seguivano banchetti e momenti molto conviviali, vino a fiumi e a volte addirittura anche poi delle rappresentazioni teatrali dopo lo spettacolo gladiatorio. E quindi ci è chiara subito una serie di dettagli, vediamo un po' quali sono. Innanzitutto, il forte controllo sociale che i giochi possono permettere di esercitare agli organizzatori, proprio perché queste occasioni diventano piano piano degli strumenti di gestione del consenso. Gestione del consenso, gestione del pubblico e l'onore da rendere al defunto, quindi l'originario motivo per cui si organizzavano i giochi ormai è meno ancora che un pretesto, e poi che il famoso concetto di vittoria ad ogni costo del combattente nell'arena adesso simboleggia una vittoria diversa. Simboleggia la vittoria politica e sociale dell'editor, cioè di colui che i giochi li ha organizzati. In età imperiale, infatti, facendo un salto in avanti nel tempo, chi è il vero editor da cui ci si aspetta un lusso e uno sfarzo sempre maggiore? È l'imperatore in persona, è proprio l'imperatore. Le arene che cosa permettono all'imperatore? Permettono all'imperatore di avere controllo sul popolo e permettono al popolo di vedere da vicino l'imperatore, perché sappiamo che si poteva essere tranquillamente cittadini romani e l'imperatore non incrociarlo e non vederlo mai, se non su una moneta per sbaglio. Invece il sovrano può saggiare, pilotare, a volte anche assecondare gli umori della folla, e questo gli consentiva di acquisire ancora più fama. Ecco che la vittoria ad ogni costo è fondamentale, perché è la vittoria politica dell'imperatore sulla sua folla. E all'epoca di Augusto, infatti, nasce proprio il termine anfiteatro, non che non esistesse non esistesse l'edificio, ma inizia proprio ad esistere la parola anfiteatro, perché l'edificio, quindi quel mezzo teatro, esisteva già da tempo, esisteva in Grecia, ma è proprio con la famiglia dei Flavi che questa parola entra e diventa indelebile nelle menti di tutte le generazioni a venire, perché con l'edificio del Colosseo si fa chiara proprio nelle menti di tutti l'immagine dell'anfiteatro. E l'inaugurazione dell'anfiteatro Flavio fu fatta dall'imperatore Tito, siamo nell'80 dopo Cristo, e l'80 come anno non lo dobbiamo dimenticare, perché è dall'80 al 523 che è stato l'edificio proprio palcoscenico di spettacoli, combattimenti, cacce, e possiamo dire che sia stato proprio un po' il palcoscenico della storia di Roma, perché poi guardando l'immagine che vi ho mostrato prima del Colosseo si pensa immediatamente a Roma, mentre ogni tanto ci dimentichiamo che esisteva un anfiteatro anche in tante altre città romane o romanizzate,
dell'impero. La prima cosa, una delle prime cose che i romani fanno quando conquistano un nuovo territorio in periodo imperiale è proprio costruirvi un anfiteatro. Quella città non è veramente romana finché non ha sul suo territorio un anfiteatro in cui vengono messi in scena, possiamo dire messi in scena ormai tranquillamente, spettacoli di questo tipo in ogni parte dell'impero. E la cerimonia di inaugurazione dell'anfiteatro Flavio nell'80 da parte di Tito deve essere stata proprio qualcosa di eccezionale. Le fonti ci riportano 100 giorni consecutivi di spettacoli e siamo più o meno nell'estate dell'80 e sono state rappresentate sì cerimonie funebri anche per personaggi illustri, ma soprattutto cacce, battaglie navali, esibizioni acquatiche di ogni tipo, anche esecuzioni capitali, e deve esserci stato un dispiego di mezzi davvero impressionante, fuori dalla norma. Rimanendo sugli imperatori, l'unica voce fuori dal coro che possiamo trovare tra gli imperatori romani era quella di Marco Aurelio, che durante il suo principato, tra il 161 e il 180, lui era veramente poco attratto dagli spettacoli. Si dice addirittura, rumors, voci di corridoio, che durante le gare nel circo o gli spettacoli nell'anfiteatro lui si facesse un po' i fatti suoi, cioè leggesse documenti, firmasse delle carte, quindi non era proprio interessato al genere. Di tutt'altra idea era invece suo figlio, Commodo. Infatti una delle sue illustrazioni, proprio raffigurazioni tipiche, lo vedete in questo busto, è con questo particolare abbigliamento, forse no, ma con questa testa di leone come copricapo, con la clava in mano e con un'altra arma alla mano sinistra. E Commodo negli anni del suo impero in arena ha combattuto in prima persona. Si è guadagnato proprio il titolo di Ercole Romano. La sua passione per la caccia l'ha portato a uccidere una quantità impressionante di animali: elefanti, rinoceronti, ippopotami, una giraffa, una tigre e si diceva persino, diverso un numero di leoni, 100 orsi in un solo giorno, ci dicono le fonti, che ovviamente immagino esagerino. Ma la cosa più raccapricciante da un lato e impressionante dall'altro è che pare che lanciasse delle frecce a degli struzzi in corsa che, come si dice, tagliavano la testa a questi struzzi che ancora correvano. Cioè c'è proprio questa immagine pazzesca di un imperatore eroe nella lotta uomo-bestia. La sua, come si dice, come invece secondo hobby, diciamo così, era un secutor, quindi un altro tipo di rappresentazione nell'arena era quello dell'inseguitore. Commodo correva e altri scappavano, cioè in poche parole questo era il tipo di spettacolo e in questo caso era armato di elmo e di spada, quindi era a tutti gli effetti un guerriero, aveva proprio l'immagine del guerriero. E ritorniamo al nostro Colosseo, ho pensato di mettervi un'immagine dell'interno. La capienza del Colosseo era quella tra le 50 e le 70.000 persone. E infatti proprio per questo immagino sappiate già qualcosina della struttura del Colosseo, era ellittico e non era circolare perché così all'interno del Colosseo poteva fluire ancora più gente e il pubblico si posizionava sulle gradinate a seconda dello status sociale, ovviamente era molto più di pregio sedersi verso il basso perché si era più vicini alla scena, mentre più in alto stava il popolino, le donne stavano ancora in una parte più alta rispetto agli uomini e chi aveva alta estrazione sociale vedeva molto meglio perché era in basso. E le giornate degli spettacoli si svolgevano proprio con orari molto ben definiti. Al mattino si iniziava con le belve, quindi colazione con belva, le venaciones, cioè le cacce degli animali, cacce di animali e lotte tra animali.
Oppure c'erano degli acrobati, anche qui allenati per questo, che saltavano tra le belve cercando di non farsi prendere, di non farsi azzannare. Successivamente i guerrieri armati affrontavano gli animali che si erano esibiti poco prima, fino ad ucciderli, e i condannati a morte, in questo caso per praticità, per una questione tempo, se vi erano dei condannati a morte per delle gravi colpe, quindi degli assassini, degli stupratori, venivano letteralmente dati in pasto alle belve. E la lotta uomo-belva era sia intrattenimento sia utilità in questo caso, perché serviva anche a fare giustizia. E un mito da sfatare, una cosa che, a cui tengo in realtà, è quella sui cristiani. Nessun cristiano è mai stato trucidato da belve nell'anfiteatro Flavio. In altri anfiteatri probabilmente sì, la storia ci dice che è capitato, ma nell'anfiteatro di Roma non sono stati trucidati cristiani. E i combattimenti uomo-uomo avvenivano nel pomeriggio dopo la pausa pranzo, diciamo così. Quindi la giornata era completamente scandita. Per quanto riguarda invece il Circo Massimo, io vi ho messo una foto dell'attuale, dello stato attuale, e una ricostruzione sotto, quindi potete un po' vedere anche come era fatta la struttura. Qui si svolgevano le corse con i carri. Le più note sono quelle con le bighe, la parola ci dice proprio, ci suggerisce che sono carri a due cavalli, e con le quadrighe, quindi carri a quattro cavalli. Era una struttura lunghissima, 600 metri di lunghezza, 140 metri di ampiezza e una capienza di quattro volte quella del Colosseo. Sfioriamo le 250.000 persone. E le corse, non avevano, l'evento della corsa non aveva alcuna difficoltà a riempire tutta la capienza del circo. Quindi immaginate quanta gente affluisse al circo. E il popolo, la folla, si disponeva con lo stesso ordine che abbiamo visto nel Colosseo, dall'alto al basso. Possiamo avere un'idea delle corse con, in questo caso, una quadriga, una bella scena di Ben-Hur. I romani, noi lo sappiamo per chi l'ha visto, puntavano freneticamente, con delle scommesse davvero anche di grandi somme, sui fantini, quelli che noi oggi chiameremo fantini, che invece erano gli aurighi, oppure sui cavalli. Quindi si poteva puntare sull'auriga o si poteva puntare sulla squadra di cavalli. Per essere un buon auriga, quindi, non si doveva avere dote da cavallerizzi e quindi essere allenati a condurre allenati ad una resistenza particolare, bensì, come stavo sbagliando a dire, bisognava proprio essere allenati a guidare dei carri in velocità, con tutte le difficoltà e i rischi che questa attività comportava, perché bisognava avere occhio, bisognava avere destrezza, competenza, certo essere forti, essere agili, però la cosa più pericolosa era cercare di non perdere l'equilibrio. Perdere l'equilibrio significava cadere dalla biga che era aperta, quindi ruzzolare giù e rischiare di venire calpestati dal carro che stava subito dietro, oppure cadere in qualche modo particolare e venire schiacciati dai propri stessi cavalli. E ci dice Cicerone nel De Divinazione che intanto intorno al circo gravitavano maghi e astrologhi che promettevano all'incauto spettatore di predire il nome dell'auriga vincente. Quindi anche qui abbiamo gli indovini e quindi le scommesse, sappiamo che andavano davvero per la maggiore. La vittoria nella corsa era l'unico obiettivo della gara con i carri, perché gli interessi politici in gioco, esattamente come quelli del Colosseo, anche qui erano molto alti. Noi sappiamo che ogni squadra era di un colore particolare, quindi c'era la squadra rossa, la squadra verde, la squadra blu, e era supportata, gestita e finanziata da personaggi molto illustri della società romana, molto in vista. E quindi vittoria o sconfitta, oppure una serie di vittorie ripetute o una serie di sconfitte ripetute,
facevano sì che la famiglia illustre si potesse segnare in maniera indelebile e il loro destino dipendeva dalla vittoria o dalla sconfitta in gara. Quindi queste famiglie, grazie alle gare, potevano ampliare le loro influenze sulla società. Concludendo con il mio discorso e anche un po' con la storia delle gare nella società romana, è con il regno di Diocleziano che a Roma, la città di Roma, smette di essere residenza fissa degli imperatori e diviene solo una occasionale meta di visita in cui recarsi. Quando l'imperatore era di passaggio in città, e questo capitava molto più di rado, questi momenti diventavano proprio occasione per dare giochi lussuosi e molto sfarzosi. Tappa successiva, con il cristianesimo, venne inflitto un duro colpo alla gladiatura e agli spettacoli di questo tipo. Con l'editto di Beirut, siamo nel 325 d.C., sotto l'imperatore Costantino, viene trasformata la condanna a morte che una volta era alle belve, quindi ad beluas, in una condanna ad metalla, cioè non si veniva più condannati a morte e trucidati dalle belve nel Colosseo, ma si veniva condannati al lavoro in miniera, quindi al lavoro forzato. E con Onorio, l'imperatore Onorio, che ordinerà la fine dei giochi gladiatori nel 404, si avrà un successo di questa fine dei giochi solo parziale. Bisogna proprio aspettare l'arrivo dell'imperatore Teodosio per vedere il tramonto di qualunque tipo di gioco e competizione. Perché? Perché si ispiravano alla morale pagana, perché derivavano direttamente dai giochi greci che erano stati indetti nella storia della cultura greca per gli dèi e quindi inneggiavano al paganesimo. Cerchiamo un po' di tirare le fila del discorso. Allora, la considerazione che il popolo ha di questi combattenti nell'arena qual è? È sicuramente una risposta che ha alla base una grande incongruenza, perché da un lato i gladiatori, che fossero schiavi, condannati a morte, che fossero invece allenati per fare tutto questo, che avessero la vittoria in tasca oppure il destino appeso ad un filo, erano idoli delle folle, amatissimi dalle donne di tutta Roma, perché anche prestanti a livello fisico, ma dall'altro lato erano un po' dei reietti della società, perché erano considerati un po', lasciatemelo dire, alla stregua delle meretrici, cioè di coloro che avevano fatto un mestiere del proprio piacere, e erano un po' degli emarginati, da un lato sì da ammirare, ma dall'altro erano personaggi a cui stare alla larga. E nella mentalità romana, quindi, il gladiatore o l'auriga sono un po' degli infami, diciamo così, nel termine latino, nell'uso latino del termine, perché si mettono in gioco, gareggiano, arrivano a competere, addirittura a morire, per la gloria. E quindi vengono meno al pudor. Che cos'è il pudor? È quella cosa che non permetteva agli antichi padri romani di mettersi in mostra in pubblico facendo cose sconvenienti. E quindi c'è questa mescolanza tra attrazione e repulsione verso queste figure. Penso che non ci sia maniera migliore di concludere questa parte sulle gare romane con un epigramma di Marziale. Già gli epigrammi sono proprio brevi, lapidari, e sappiamo che la conclusione così è, secondo me, perfetta. E nella sua opera De Spectaculis, Marziale, secondo me, sintetizza perfettamente il desiderio di vittoria che gli antichi hanno sempre avuto ben chiaro nella loro mente. Quando si accostavano ad una gara, sia che fosse una gara a cui si accostavano da spettatori, sia che fosse una gara a cui si accostavano da combattenti. Marziale ci dice: cedere al più forte è ottenere il secondo posto per il valore. Quella che pesa è la vittoria ottenuta da un avversario più debole.